Milly Carlucci ha spiazzato tutti. La conduttrice, ospite ad Italia, si è perso totalmente il controllo in diretta. La Carlucci ha inveito in diretta, lasciato tutti senza parole. Milly Carlucci infuriata ad Italia sì. La conduttrice di Ballando con le Stelle interviene in diretta nella trasmissione condotta da Marco Liorni per smentire alcune bufale che circolano nel web ultimamente e che la riguarderebbero direttamente. Milly Carlucci interviene a Italia sì. La presentatrice di Ballando con le Stelle è intervenuta nella puntata andata in onda ieri di Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni, in onda di solito alle 16. Ma spostato alle 15 fino alla conclusione dello Zecchino d'Oro. Durante lo show di Liorni, Milly Carlucci è intervenuta in collegamento, sensibilmente stizzita, per mettere a tacere delle voci, a suo dire delle bufale che circolano da qualche tempo sul web, riguardanti delle presunte creme vendute e sponsorizzate dalla stessa Carlucci. Chiuse virgolette sono sul podio per sbugiardare un sito, che ha messo in giro una grande balla, una bugia spaziale che mi riguarda, ha commentato Milly Carlucci. La cosa si è trasformata in una truffa. Contrariamente a quello che hanno detto, io non produco, non commercializzo e non sponsorizzo nessuna miracolosa crema di bellezza. E ancora, la presentatrice ha continuato intimando ai telespettatori di non contattare né inviare denaro al sito che si occupa della vendita della sopracitata crema, affermando: chiuse virgolette, è tutto falso, è un vero e proprio imbroglio. Dunque è stata fatta una denuncia alla polizia postale. Sappiate che io non ho niente a che vedere con questo. Questa è la mia protesta. Le fake news vanno bene, ma non bisogna imbrogliare il pubblico a casa. Chiuse virgolette. Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli vittime della stessa truffa. Sembra che la Carlucci però non sia la sola vittima di imbrogli e truffe. Rita Dalla Chiesa, presente in studio, ha raccontato di essere stata vittima qualche anno fa di una truffa simile, avendo scoperto in rete un sito che si occupava della vendita e della promozione una crema estetica recante la sua immagine. Vale lo stesso per Elena Santarelli, che ha raccontato di aver scoperto e denunciato la vendita di una pillola dimagrante per la cui commercializzazione era stata usata senza consenso la sua immagine.